In Piemonte, come in altre cinque regioni, è allerta gialla per il maltempo. Non smette di piovere e anche per le prossime ore sono previsti rovesci temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il livello di attenzione emesso da ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, è per il rischio di allagamenti, frane, fulmini e caduta di alberi che riguarda il nord della regione e sulle pianure settentrionali e torinese, nonché sulle colline tra Torinese e Alessandrino. Nelle ultime ore sono caduti 150 mm di pioggia il Mottarone, 140 a Verbagna Pallanza, 134 a Varallo Pombia nel Novarese. A determinare il maltempo, spiega ancora Arpa, è un vortice atlantico posizionato a ridosso delle isole britanniche bloccato nel suo moto verso est da un robusto promontorio anticiclonico sull'Europa settentrionale. Nel corso della giornata di venerdì l'area di bassa pressione tenderà verso est scorrendo lungo l'arco alpino. Ci sarà così una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Per sabato sono attese ancora rovesci sulle Alpi e cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Possibili foschie sulle pianure venerdì mattina. Con la pioggia si alza anche il livello dei fiumi. L'allerta gialla riguarda anche Torino. Questa è l'impetuosità della corrente della Dora Riparia registrata alcune ore fa. I murazzi del Po restano al momento aperti ma le attività sono sospese e come prevede il piano della protezione civile le attività commerciali sono pronte a smontare le loro strutture nel caso venisse superata la soglia di sicurezza. Sempre nel torinese il maltempo insistente ha causato infiltrazioni D'acqua in alcune scuole, rendendo necessari interventi dei tecnici dell'edilizia scolastica della città metropolitana. Infiltrazioni si sono registrate al Liceo Gioberti di via Sant'Ottavio, al Liceo Scientifico Gobetti in corso picco, alle ex officine dell'Istituto Primo Levi di Corso Unione Sovietica. A causa della pioggia è crollato il muro di contenimento all'incrocio tra le strade provinciali per Andrate e Bianca nel territorio del comune di Borgo Franco di Vrea nel Torinese. Il traffico, a causa delle crepe rilevate sul muraglione, era già stato precauzionalmente bloccato lo scorso 5 maggio. Proprio nelle ultime ore era stato firmato il verbale per l'intervento di demolizione e ricostruzione della massicciata per eliminare il pericolo e rimettere in sicurezza le strade, fa sapere il sindaco di Borgo Franco Fausto Francisca, le piogge hanno accelerato tutto.